gioco? Dov'è finito il bel gioco? Il sarrismo? Dov'è il sarrismo? Lo semurignismo voglio vedere io. Voglio vedere questo. Perché tre pere, che queste sono sei, però ce ne potevamo fare sei. Tre pere. Sarri stasera va nel suo bel ristorante con la squadra e fa: noi che ci mangiamo stasera? Tre pere. Tre pere. C'è un mattatore, c'è un giocatore, un leone, un gladiatore, come volete chiamarlo, che da quando è arrivato a Roma, oggi Tammy Abraham, è arrivato a 22 o 23 gol, aspetta, non mi ricordo, mi manca. Ma comunque, Tammy Abraham, e io quando dico che non me lo dovete paragonare a Osimhen, non me lo dovete paragonare, perché Tammy Abraham è un giocatore formidabile per la Serie A, per la Serie A. Che dire? Partita perfetta! E io godo! E io godo a spruzzo! E io imbratto casa! Perché godo! Parlando della partita, cosa c'è da parlare? Primo tempo della Roma! Perfetto! Perfetto! Ci aspettavamo una Roma chiusa dietro, tutti a bam, 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 bam. Invece un gol dopo 59 secondi. Ci facciamo 3-0 a fine primo tempo, che poteva essere 4-0 perché la Roma prende una traversa. Parlando dei gol, beh, doppietta di Abraham, ottimo Karsdorp, ma Lorenzo Pellegrini, pure lui che è un altro che me lo criticate sempre. Lorenzo Pellegrini, un giocatore, come dice un maestro, sontuoso. Lorenzo Pellegrini è sontuoso quando gioca così. Maradona, spostati. Maradona, spostati, perché io mi prendo Lorenzo Pellegrini. A parte gli scherzi, grande, no, non sto scherzando. Grande Roma, Roma imbattuta da 9 giornate in campionato. Grandi ragazzi, questa è stata una partita perfetta. Poi Abraham si mangia anche un gol, se lo mangia un gol, però resta una prestazione incredibile dai ragazzi. Io non gli posso chiedere di più. Mourinho è da applausi oggi. Mourinho è da applausi perché, come ho detto, la partita è stata preparata tatticamente perfetta. Teniamo la porta inviolata contro la Lazio. Quindi un'altra partita che teniamo la porta inviolata, un'altra ancora. E la Lazio non si è mai resa pericolosa in questa partita. Non ricordo azioni così eclatanti. Mentre da parte nostra, come ho detto, ci sono state anche altre due, tre occasioni che potevamo segnare. Io, con questa vittoria, si può dire fondamentale per ormai la corsa dell'Europa League, perché superiamo la Lazio, risuperiamo la Fiorentina e continuiamo sulla striscia dell'Atalanta, vediamo cosa farà stasera, però comunque hanno una partita in meno. Ragazzi, la Roma stasera ha tanta tanta roba, spettacolo puro. Vamo! Tre pere!